Ciao a tutti, sono Sandro 2011 e cominciamo oggi un nuovo ciclo di video sulla mia attività nel server beta. Nel server beta io gioco regolarmente, sono attivo quasi al 100%, e ho una mia gilda in cui sto da solo, quindi ho libertà di movimento, libertà di fare quello che credo, quando credo. Se ci sono periodi in cui sono inattivo va bene lo stesso, e sono libero quindi di fare dei video senza creare problemi a nessuno, perché sto solo e quindi quello che faccio va bene comunque. E nella beta ci sono tante cose interessanti. A volte faccio, come tutti sapete, dei video sulle anticipazioni, perché le cose succedono prima, quando esce un evento, quando c'è qualcosa di nuovo. In questa continuerò a farli, però invece in questa serie di video farò proprio la vita normale nella gilda, la vita un po' di tutti i giorni. Andiamo subito nel gioco allora. E facciamo subito vedere, per chi non lo sapesse, come si entra nel server beta. Questa è la pagina base del mondo del server italiano. Vedete, qui è scritto tutto in italiano, e da qui sopra, io l'ho fatto vedere altre volte, diciamo di nuovo, qui c'è la bandierina italiana che indica il server italiano. Se andiamo sul triangolino possiamo trovare tutti i server, sono parecchi, delle varie nazionalità, vedete, inglese, tedesco, Stati Uniti, Francia, Olanda, Polonia, Grecia e così via. E qui c'è questo beta, il terzo, il server beta. Server beta si svolge tutto in inglese, però proprio perché è un server un po' di prova, è un server internazionale, si trovano persone di tutte le lingue, di tutte le nazionalità. Andiamo allora nel server beta, chiaramente il gioco è tutto in inglese. Qui succede tutto sfalsato di un paio di mesi prima di quando succede, di quello che succede invece nei server nazionali, nel server italiano e negli altri server. Ok, il mio nome è sempre Sandro 2011, diciamo che essendo questo un altro server avrei potuto anche avere un nome diverso, e essendo un altro server non condivido niente col server italiano, quindi anche i diamanti sono separati, non possono passare da un server all'altro. Entriamo subito nel gioco, qui c'è un solo mondo, Dunarsund. Eccoci nel server beta. Ok, vedete, qui è tutto in inglese, ma sostanzialmente il gioco è lo stesso. Mi dice che sono iniziate le spedizioni, oggi è martedì, quindi anche qui sul server beta iniziano le spedizioni. Diciamo che per quanto riguarda invece i campi, le settimane sono sfasate. Adesso siamo nel server italiano in un momento di pausa, i campi cominceranno giovedì prossimo. Invece qui, se andiamo nei campi di battaglia, vedete, mancano 5 giorni, quindi siamo in pieni campi, e si vede subito dalla situazione qui che a me è stata ninjata una provincia, stavo attaccando il centro, invece mi hanno preso la provincia vicina e ho perso tutto, quindi non sto andando molto bene. Sono, vedete, anche i nomi delle gilde sono tutte in tutte le lingue, in russo, in inglese, cioè in tedesco, in inglese. Questa è la mia gilda, Smile Fighters, in francese, Arcanciel, e così via. Qui ancora in greco, in russo, qui in tedesco, eccetera eccetera. Ok, allora vediamo subito qual è la mia situazione e vediamo qual è la mia gilda. Intanto io qui sto nell'area degli asteroidi, sto cercando di puntare più velocemente possibile all'ultima era, l'era di Venere. Non sono riuscito a farlo in tempo, l'era di Venere è partita, e quindi di fatto nel video dell'anticipazione che ho fatto sull'era di Venere non ho potuto far vedere proprio l'ingresso nell'era. Spero di recuperare, in modo che quando uscirà la prossima era, l'era di Giove, potrò fare direttamente l'anticipazione. Quindi vorrei fare al più presto finire gli asteroidi e entrare nell'era di Venere. Se entriamo nell'albero delle tecnologie e delle ricerche, ecco la situazione. Vedete, sto molto avanti nell'era degli asteroidi, mi mancano queste ricerche finali, però mi mancano alcuni beni soprattutto, e quindi insomma mi ci vuole ancora un po' di tempo. Poi avrò tutta l'era di Venere, poi vedete, questa è l'era di, non di Giove, l'era poi di un satellite di Giove, della luna di Giove, poi vedremo di che si tratta. E vorrei insomma finire tutta l'era di Venere prima di arrivare lì. L'era di Venere è molto lunga, è difficile, servono molti beni, molti punti, serve questo carbonio di Venere che ci vuole tempo per trovarlo, e quindi insomma i tempi saranno abbastanza lunghi. Quindi questo per quanto riguarda le tecnologie.
Per quanto riguarda la gilda, ecco la mia gilda. Si chiama Smile Fighters, Combattenti del Sorriso. Questo è un nome che hanno le mie gilde su vari mondi, nel server italiano. È un nome che mette in evidenza nello stesso tempo la combattività, sì, Fighters, quindi combattimento, il giocare seriamente, però anche il sorriso, il prendere le cose con serenità, con allegria e ricordare che è sempre un gioco. Sono solo in gilda, come vedete, ho 153 milioni di punti, quindi sono abbastanza avanti. E non posso partecipare ai campionati delle spedizioni, vedete, sono fermo. Poi ecco, così per caso, ho un oro, due argenti e tre bronzi. Sono fermo a quando c'erano degli altri giocatori, però attualmente non accetto giocatori perché nei campi, voglio andare avanti nei campi, se entrano giocatori di altre aree ho problemi con la tesoreria per mettere gli edifici, in particolare i campi d'assedio, e poi anche voglio conservarmi la mia libertà, soprattutto adesso che faccio questa serie di video, non voglio dover gestire una gilda, quindi sono più libero, più tranquillo. Sono in Lega Platino, 800 punti su 901, quindi in teoria potrei anche arrivare in diamante, anche se sto troppo indietro. Per arrivare in diamante dovrei fare 101 punti. In realtà, se vediamo, mancano solo 5 giorni, di punti ne farò 75, quindi per poco non passo in diamante. Se fossi stato secondo invece che terzo, sarei passato in diamante. Diciamo pure che questo terzo posto non è sicuro, vedete, col fatto che mi hanno ninjato, adesso ho soltanto 72 punti orari, una differenza appena di 1500 punti, quindi questo maternity leave potrebbe anche raggiungermi, superarmi, potrei trovarmi al terzo posto, al quarto posto, addirittura al quinto. Insomma, vedete, anche queste gilde sono molto vicine, tutto sommato, quindi non è ancora detto niente. Torniamo sempre alla mia gilda. Sto a livello 44, quindi abbastanza avanti. Ho 5 punti forgia dal municipio. In più ho gli emissari, chiaramente, quindi di punti forgia ne ho 7. E così via. E allora passiamo subito al gioco. Ah, no, un'altra cosa importante, una cosa che è importante soprattutto quando si è soli, una chat 90. Io in alcuni mondi sono in chat dove non ho una chat potente di gilda, sono chat esterne, oppure ho una chat di gilda con amici esterni. Qui, essendo solo, io ho una chat esterna, ma la gestisco io. Una chat che devo dire va molto bene, è stato difficile crearla. Vedete questa chat, eccola qui, chat 90 degli amici di Sandro. Insomma, va abbastanza bene, non è velocissima, ma insomma mi trovo bene in questa chat, riesco a offrire i miei edifici, a prendere posizioni e così via. E basta, passiamo al gioco. Allora, per prima cosa raccogliamo, c'è poco da raccogliere in questo momento. Raccogliamo anche, vedete, ho messo in produzione il promesso e lo ricalco perché mi sono reso conto che ho necessità di promesso e ricalco per l'era che arriva. Se andiamo qui nelle statistiche, vediamo i beni che mi servono, andiamo all'era prossima, all'era di Venere. Per l'era di Venere mi servono, vedete, come beni non ho problemi, a parte i beni della nuova era. Beni, monete, materiali, insomma, non ne ho tantissimi, però i materiali dove stanno? Ma non si vedono i materiali. Ah, i materiali stanno all'inizio. Ecco, ne ho 320 milioni, cioè ne sono 0,375. Ah no, mi mancano addirittura i materiali. Mi mancano. Quindi, insomma, devo fare un po' di attenzione. E comunque mi manca il promesso e lo ricalco. Vedete, eccoli qui. Il promesso in particolare, quindi devo cercare di produrre promesso e ricalco. E è quello anche che sto facendo. E quindi, no, qui sono finito, non so come, nelle GVG. E mettiamo subito in produzione allora. Promezio, io in generale metto sempre quelli che danno più quantità di promezio. Qui ce n'è uno solo, scambiamo, vediamo se c'è altro. Ecco, un altro sta qui, un altro qui e un altro qui. E così prendo 121 ricalco, ma vediamo se c'è già aggiustare la nave, perfetto. Invece 121, 122, però anche gli altri, il tempo, le altre cose sono migliorati. E mandiamo la nave del promesso, mandiamo anche la nave dello ricalco, ripariamola subito e mettiamo anche qui quelli che hanno maggior produzione, quindi 1, 2,
E basta, gli altri non hanno produzione aggiuntiva, scambiamo e mettiamo questo qui e questo qui. Perfetto, 110 ricalco e quindi qui ho 110 ricalco in 16 ore, qui ho 122 promezio in 17-18 ore. Ok, qui ho ancora da raccogliere. Allora, vediamo passo passo, vediamo qui sull'inventario qual è la situazione, sull'antiquario qual è la situazione. Ma qui ho quasi finito, sto mettendo una gran quantità di queste torri della vittoria che servono a poco, a niente direi, e quindi le sto dando all'antiquario. Ho comunque una bella riserva sia di monete che di gemme, e diciamo che sto abbastanza bene. Svuotiamo qui la taverna. Andiamo a vedere sull'insediamento. Sull'insediamento, qui sono tornato all'insediamento dei vichinghi. Anche perché sto cercando così, ho buttato giù uno schema per fare gli egizi, per fare, lo sto facendo per fare gli aztechi, per i vichinghi mi mancava. Qui li avevo interrotti per fare altre cose. E quindi vorrei finirli i vichinghi. A che punto sto? Neanche mi ricordo. Ecco, vedete, mi manca ancora. Sto dal dodicesimo insediamento. Me ne mancano altri tre per portare l'Idersir all'ultimo livello. E quindi andrò avanti. Vediamo qui qual è la situazione. Io sapete che ho un file, l'ho fatto vedere in altri video. Questo è un file egizi, si chiama, ma in realtà lo utilizzo. Fatemi vedere se lo vedete anche voi. Sì, perfetto. Mi dice un po' la situazione per i vari insediamenti. Ecco, e qui stavo un po' lavorando all'insediamento dei vichinghi. L'ultima cosa, fai spazio, ma ecco dove ero arrivato, sostituendo le baracche con le capanne. E quindi ho già messo un paio di capanne e quindi leviamo tutte le baracche. Vedete, queste baracche non sono collegate alla strada, ma in sostanza queste servono per la popolazione, non servono per quel poco che danno, non mi ricordo neanche che cosa danno. Forse qui non danno niente addirittura. No, dovrebbero dare queste monete a qui, non me le danno perché non sono collegate. Quelle monete di rame che servono per le produzioni. Quindi leviamo tutte le capanne, le baracche. E mettiamo invece tutte capanne. Qui ho queste rune che impicciano. Allora, che possiamo mettere qui? Ah, qui un'altra però non c'entra. Quindi qui possiamo mettere un santuario. Qui possiamo mettere la strada è gratis nell'insediamento dei vichinghi. Qui possiamo mettere questo santuario, possiamo spostarlo qui. Questo qui. Qui mettiamo un'altra strada, anzi facciamo addirittura così. Qui spostiamo qui le strade. Ok, allora qui mettiamo un'altra capanna, almeno un'altra capanna ci serve. E poi dopo le capanne dovremmo puntare i totem del clan, quindi ci serviranno, ci mancano le corna. Beh, dobbiamo puntare al cacciatore di bestie, quindi cacciatore di bestie, quindi ci servono delle asce, forse conviene metterle direttamente in produzione. Vediamo se abbiamo abbastanza popolazione. No, mi servono 45 di popolazione, ne ho 31. E va bene, adesso costruiamo un'altra capanna e quindi una volta costruita questa capanna potrò mettere le asce. Facciamo però spazio in maniera diversa, allora, perché e qui mi serve uno spazio da 3. Questo va qui, ecco, qui potrò mettere le asce e qui magari possiamo mettere un altro santuario. Allora, vediamo, santuario ci vuole 17 di popolazione. Più
asce ne vogliono 45, 45, 55, 62. Ne ho 31, ne mancano altre 31. Con la capanna che sto costruendo me ne dà 59 e quindi sto a posto. Quindi un santuario posso metterlo. E santuario lo metto perché mi serve. I santuari, vedete, mi producono queste monete di rame che mi servono per le produzioni. Se io vado sulla produzione, mi servono monete di rame, vedete? Metto 4 ore, visto che sono le 17. La produzione è già messo 4 ore a posto. Ok, nell'insediamento siamo a posto. Qui ho da raccogliere. Qui in realtà vedete è una casa, ma queste sono case messe soltanto per le missioni, perché ormai con tutti gli edifici degli eventi ho popolazione in abbondanza. Ho 184.000 di popolazione in più, oltre a quella che mi servirebbe. Lo stesso per la felicità, vedete, oltre a tutta la felicità per tutta questa popolazione in più, ho 353.000 di felicità in più. Quindi si arriva a un certo punto che la felicità della popolazione non serve, per la popolazione, soprattutto se c'è innovation, vedete, innovation mi dà parecchia popolazione, beh, 29.000 nemmeno così tanto rispetto a tutta quella che ho. Qui abbiamo da raccogliere Alcatraz, qui abbiamo da raccogliere i furfanti. Vediamo anche la situazione di Alcatraz dei grandi edifici. Alcatraz è a livello 74, quindi abbastanza alto. Non sarebbe male portarla un po' più su. Mi dà 72 di unità militari ogni giorno. Altre unità militari mi vengono qui. 4 unità militari mi vengono alla villa del governatore. E non so qui se ho da qualche parte i bagni reali dell'insediamento degli Egizi, che pure danno popolazione. Sinceramente non me lo ricordo se li ho fatti gli Egizi. Così al momento. Ah, eccoli qui. No. Questo è quello dei. Che cos'è? Quello dei giapponesi, mi sembra. Va bene, comunque questa è la situazione. Vediamo un attimo gli altri edifici, come a che livello ce l'ho. Castel del Monte 66, andrebbe un po' portato più su. Himeji 23, Bassino 65, Aquisgrana 75, Zeus 74, Alcatraz 20, Frontenac 80, Arc e così via. Quegli altri sono meno importanti. Insomma, vedete, comunque c'è. Sì, non sono bassissimi, però c'è da lavorare, c'è da portarli più su. Ok, e andiamo a vedere allora spedizioni e campi. Raccogliamo prima questo è lo spazio povero, no, lo spazio porto, la colonia spaziale, vedete qui ho 8 produzioni, ho 4 platino e 4 bromo. Questa, vedete, guardatela questa colonia spaziale, perché in realtà non si può vedere negli altri giocatori. Quindi chi sta indietro, qui dalle case raccolgo questi crediti, questi servono per fare le esplorazioni. Vedete, io li ho raccolti, adesso ne ho 1 milione, più di 1 milione, 1 milione e 100.000. Vi faccio vedere adesso che cosa mi servono. Se io vado nella mappa continente, questa è la mappa continente, a me serve in continuazione il ghiaccio degli asteroidi. E per prenderlo devo fare delle esplorazioni qui. Qui l'esplorazione è finita, c'è il punto interrogativo, qui la sto facendo, vedete, mi mancano 2 ore. Una volta che ho finita, vi posso attaccare o negoziare. Che ho preso 34 degli asteroidi, ghiaccio degli asteroidi, questo è fondamentale per le ricerche, qui devo far partire l'esplorazione, è fondamentale per le ricerche, ma è fondamentale anche per produrre, perché vedete, per produrre qui mi serve, per produrre 8, 40 bromo mi serve 20 ghiaccio degli asteroidi, per produrre 80 me ne servono 40, e quindi bisogna in continuazione produrre questo ghiaccio degli asteroidi. Ok, la colonia è particolare perché, come sapevo, vi ho detto, la colonia la vede soltanto il proprietario, non gli altri, e quindi questo da una parte porta la tranquillità che non può essere saccheggiata, sta lì per conto suo e nessuno vi crea problemi. Ok, andiamo subito nei campi, abbiamo visto una situazione un po' difficile. Ho sbagliato, come sempre. Questi sono i campi, ok. Allora niente, questo settore ce l'hanno ripreso. Io qui, fra l'altro, ho un campo d'assedio, se non sbaglio, e quindi cerchiamo di prendere questo settore a questo punto. Io in generale senza campi d'assedio riesco a fare un settore in 2 giorni. Per prendere, quindi questo anche un campo d'assedio non riuscirò a prenderlo direttamente, però insomma attacchiamo. Attacchiamo, parliamo un po' delle unità militari delle degli asteroidi. In sostanza, le unità principali, le più importanti, sono queste: gli sparachiodi, le tempeste di chiodi, mi sembra si chiamano.
In italiano io in generale attacco con quattro di questi e quattro furfanti. Quando dall'altra parte ho tutte tempeste di chiodi, soprattutto se sono molto alte, metto le unità veloci, ma non questi qui, che adesso non mi ricordo come si chiamano in italiano, ma metto quelli dell'era precedente, perché c'è questa cosa strana, qui sono le sentinelle dell'era di Marte sono più potenti di queste unità militari martelli a levitazione, mi sembra, di questi dell'era degli asteroidi, soprattutto perché questi sono molto lenti, vedete, questi hanno un movimento di 28, mentre le sentinelle hanno un movimento, no, il movimento è di 30, non è il movimento allora. La portata, questa è una portata di 8, mentre questi hanno una portata soltanto di 1, quindi devono arrivare vicino all'unità che attaccano, quindi valgono molto poco. E allora io faccio le battaglie in generale in automatico in questo modo, vedete. Ok, sono andato bene, adesso sto a logoramento 0, chiaramente. Le faccio tutte in automatico rapidamente. Diciamo che per prendere il settore in 2 volte dovrei arrivare almeno a 65. Considerato che ho il campo, potrei arrivare anche un pochino più sopra. Cioè, se arrivo a 65 logoramento, farò di più sicuramente. Anche a 65 ci arrivo con qualche difficoltà di logoramento. Vediamo come vanno le cose. Il campo per ora mi sta dando poco aiuto, vedete, sono arrivato, ne ho fatti 8 con 7 solo una volta, non è aumentato il logoramento. Andiamo ancora avanti, vedete, non sto neanche cambiando esercito, insomma sono abbastanza forte militarmente, adesso cambiamo comunque le unità ferite, se no rischio di perdere tutto. 11, vedete, 11, sto ancora 8 di logoramento. Cambiamo ancora l'unità. Poi magari quando c'è un po' più di logoramento vi faccio vedere una battaglia manuale con questi sparachiodi. Perché gli sparachiodi hanno la caratteristica di nascondersi nelle macerie. Però le macerie non ce ne stanno tante in giro, quindi bisogna andarle a trovare, bisogna rispetto alle battaglie automatiche, infatti a un certo punto le battaglie manuali possono convenire proprio perché ci si va a nascondere nelle macerie. Facciamo subito una battaglia automatica, ma manuale, o meglio. Allora, intanto mettiamo tutte unità fresche. Facciamo prima una battaglia automatica, però vedendola, quindi per vedere come reagisce. Vabbè, qui ho un po' di tutto, unità di artiglieria, unità leggere, qui ho quattro furfanti e quattro sparachiodi. Gli sparachiodi si nascondono le macerie, vedete, le macerie sono poche, qui ce ne ho qui e qui. Anche poi qui, ma qui, qui, ma sono troppo vicine qui, sono troppo vicine all'avversario, quindi insomma non ho difficoltà. Vediamo adesso in automatico che cosa fa il sistema. Che cosa fa il gioco? Vediamo in particolare se queste unità, vedete, si avanzano, sparano, il nemico spara e ci trasforma i nostri furfanti anche in sparachiodi, e questo per noi è positivo. I furfanti avanzano, di nuovo gli sparachiodi, vedete che però questi sparachiodi non stanno dirigendosi come sarebbe stato opportuno verso le macerie lì sopra, e quindi non sfruttano questa loro particolare abilità difensiva. Ce l'abbiamo fatta uguale, vediamo la seconda battaglia, la seconda ondata più che la seconda battaglia, mettiamo in automatico anche qui ho un po' più di macerie, vediamo che cosa fanno, vedete non si spostano neanche, si spostano solo per colpire, beh è finita, no non è finita subito, ne ho un altro, forse effettivamente ancora il logoramento è abbastanza basso per cui si vince con facilità, però proviamo a fare una battaglia manuale. Qui è appena una piccola ferita, possiamo andare avanti così. Facciamo una battaglia manuale proprio questa volta. E allora io vado avanti con queste unità, però puntando alle macerie, qui e qui. Quindi andiamo qui e colpisco, ma solo questo posso colpire, colpisco questo. Qui non ho molte macerie, andiamo qui, le macerie stanno da questa parte, comunque vado avanti e colpisco questa unità leggera. L'ho uccisa direttamente, anche qui vado in questa direzione visto che le macerie stanno in questa direzione, qui non posso colpire nessuno. Ancora avanti, qui mi avvicino alle macerie senza raggiungere, colpisco questo tritatutto così lo faccio fuori definitivamente, anche lui si avvicina,
Non mi colpisce i furfanti, questo è un problema. Dall'era di Marte in poi, su Venere forse hanno un po' ripreso, ma su Marte asteroidi non ho capito perché il computer non colpisce quasi mai i furfanti, e quindi è un problema avere troppi furfanti. Qui vado avanti e colpisco lo sparachiodi. Adesso qui vedete poi si va avanti, ma non, si arriva sempre subito prima, non ci consente di andare, cioè è difficile riuscire ad arrivare nelle macerie. Vado qui. Faccio fuori lo sparachiodi, anche qui vado vicino alle macerie e cominciamo a far fuori questi. Tritatutto, ah, qui avevo ancora un altro sparachiodi, facciamo fuori prima lui. Ecco, qui posso andare nelle macerie e ci vado subito. Vedete, sono nascosto adesso. E posso colpire da lontano senza essere colpito. Ecco, anche i furfanti ce li trasforma. E da qui potrei andare, ma mi allontano un po' per avvicinarmi alle macerie e magari colpisco quest'ultimo sparachiodi. E adesso c'è poco da fare, sostanzialmente abbiamo vinto, quindi insomma essere andato nelle macerie non è stato così importante. Ok, allora facciamo un po' di battaglie, vinto dei frammenti di Stato dell'Onore, facciamo di nuovo un po' di battaglie automatiche, poi quando il logoramento è alto e non ce la facciamo più, proviamo invece a farle manuali e vediamo se manuali riusciamo dove non siamo riusciti a farle automatiche. Sostituiamo le truppe mancanti. Ecco, in sostanza con 4 sparachiodi e 4 furfanti vado sempre bene. L'unica situazione in cui non vado bene è quando contro tutti i sparachiodi, però devo avere già il logoramento un pochino alto, se no vado bene lo stesso. Poi c'è la situazione in cui contro tutte unità leggere o pesanti, allora in quella situazione può essere utile mettere tutta artiglieria, anche se spesso non lo faccio perché per non stare a cambiare tutte le unità. Comunque, finché il logoramento è basso, siamo ancora a 27, andiamo tranquillamente avanti. Un'altra cosa che non faccio più è di negoziare, ormai sono abbastanza forte, negoziando si spendono diamanti, quindi non. Ecco, vedete, qui per esempio ho tutte unità, tutte sparachiodi contro, il logoramento è ancora abbastanza basso, proviamo a fare ancora con gli sparachiodi 4 e 4, però se no dovrei mettere sentinelle, vedete, sono andato bene uguale. Ok, ho preso 41 e sto al logoramento 33, quindi per 8 volte il campo d'assedio non mi ha fatto aumentare il logoramento. Qui non ho aggiunto il militare che era morto, ma siamo andati bene uguale. 46, 47, 48, 49, vedete si fa veloci quando si può fare tutto in automatico. 50, qui cambiamo le truppe. 51, 52. 53, vedete, va ancora bene, al logoramento 42. Fra un po' la situazione diventerà più difficile. Qui ho messo un tritatutto invece che uno sparachiodi. Sostituiamo i feriti. Diciamo che il mio obiettivo normalmente è fare 65, però adesso approfittando che abbiamo questo campo d'assedio vediamo di fare qualcosa di più. Poi la cosa migliore sarebbe adesso, per evitare che ci ninjano di nuovo, non credo che lo faranno perché dovrebbero venire a prendere una provincia poco importante,
vedete se diamanti, se io lascio la situazione in questo modo e loro possono ninjarmi, prendono questa provincia, però per prendere questa provincia dovrebbero prendere prima questa e poi questa. Oppure potrebbero i celesti prendere questa, però in realtà i celesti stanno andando al centro, diciamo che sono abbastanza tranquillo. Però la cosa ideale sarebbe questa sera a mezzanotte, appena il logoramento torna a zero, finire di prenderla. In realtà non è mezzanotte, ma è l'una, perché qui andiamo con l'ora di Greenwich sul server beta. Comunque andiamo avanti, siamo a 64. Adesso cominciano ogni volta a ferirsi o morire molte più unità. Vedete, il logoramento comincia a farsi sentire. Devo sostituirlo in continuazione. Comunque ho abbastanza unità. Vedete, gli sparacadi ne ho 236 e ho più di 2000 furfanti. Quindi, insomma, non ho un grosso problema di unità. Anche se le unità sarebbero importanti per poter fare anche GVG. A questo punto può essere il caso di cominciare a guardare l'esercito avversario per eventualmente cambiare le truppe. Qui finché ho miste queste unità va bene queste che sto mettendo. Devo però controllare quando ho tutti i sparachiodi contro e quando ho tutte unità leggere e pesanti. Ok, siamo al logoramento 59, diventa sempre più difficile. Ecco, vedete, adesso ho tutti i sparachiodi contro. Proviamo a fare, allora, adesso sprecherò probabilmente delle unità, però per farvi vedere lo farò. Allora, prima faccio la battaglia normalmente, come la farei normalmente. E sono stato sconfitto. Una seconda possibilità migliore è di mettere anche io tutti i sparachiodi, però a questo punto dobbiamo controllare. Lui ha 776 di bonus, io ho 700 e 457, quindi non è molto conveniente. Questa va fatta manuale. Proviamo a farla manuale, proviamo prima a farla, anzi, ma sì, proviamo prima a farla esattamente come l'ha fatta lui in automatico per vedere la differenza. Facendo in questo modo in automatico è stato sconfitto. Vediamo se in manuale riesco invece a non essere sconfitto. Allora, come vi ho detto, devo puntare a queste macerie. Ce ne sono parecchie. Ah, lui mi aveva anche fatto il favore, mi ha subito trasformato la maggior parte dei furfanti. Avviciniamoci verso le macerie e spariamo direttamente. La paura mia è che non ce la facciamo lo stesso, perché vedo che già mi ha fatto fuori parecchie unità, è troppo forte, quindi anche questo è il furfante. Vediamo se riusciamo a nasconderci nelle macerie. Ecco, vedete, qui posso andare nelle macerie, magari vado su queste, così queste le posso lasciare per uno di loro. Vado qui, sono nascosto e colpisco. Vedete, l'ho colpito. Lo stesso qui, vado nelle macerie e colpisco, e qui non ci arrivo nelle macerie, avviciniamoci, speriamo di riuscirci la prossima volta. Ecco, si è nascosto anche lui nelle macerie, io qui rimango nelle macerie e colpisco, no, qui non posso perché per colpire qui vedete si sposta, però posso colpire questo. Ok, colpisco anche qui dalle macerie. Senza spostarmi, vedete, ci metto parecchio per ucciderlo perché lui è molto più forte. Io sono rimasto soltanto con due unità, però sono nascosto nelle macerie. Vediamo se riesco a ucciderli prima che si avvicinano. Qui posso uccidere questo. Si sta avvicinando, loro sono troppi. Questo sta nelle macerie e quindi non posso nemmeno ucciderlo, però nemmeno può venire a uccidermi lui. E quindi colpisco uno di questi altri. Ha vinto lo stesso. Nonostante le macerie eravamo arrivati troppo avanti. Ok, e allora facciamo un'altra possibilità che vi dicevo, contro tutti i sparachiodi al logoramento così alto, bisogna mettere non �
i martelli a levitazione, le unità veloci di quest'era, ma le sentinelle, quelle dell'era precedente. Posso provare anche in automatico e mi ha sconfitto anche così. Niente, a questo punto siamo arrivati, l'augmento troppo alto, ma in realtà 61 non è troppo alto, dovrei poter fare di più, anche se sono arrivato a 75. A questo punto possiamo provare a cambiare l'esercito nemico. Per cambiare l'esercito nemico devo fare una battaglia su un settore d'appoggio. Posso farla qui, questo vale 36. Ok, questa l'ho fatta. E adesso torniamo qui. L'esercito dovrebbe essere cambiato. Infatti, vedete, è cambiato. Notate che non ho unità veloci e quindi, cioè, non ho sparachiodi. No, sparachiodi ce li ho. Non ho unità veloci, queste qui. Questi o le sentinelle ai quali l'artiglieria non può far niente, e quindi forse posso provare a mettere tutte artiglierie. Vedete, ce l'ho fatta. A posto. E quindi possiamo andare ancora avanti. A questo punto rimettiamo l'esercito solido, magari mettiamo tutti i sparachiodi. Niente, siamo arrivati. A questo punto rinuncio. Siamo a 76 su 130, mancano 54. Potrei fare negoziazioni, ma non sto negoziando più, sia per non sprecare diamanti, sia perché mi servono i beni per, vi ho detto, cerco di arrivare al più presto all'era di Venere, quindi ci fermiamo qui. Ci sarebbero da fare anche i campi, ma penso che per oggi possiamo fermarci. E quindi abbiamo finito. Ah, ecco, questo sfondo mi ricorda una cosa. Volevo farvi vedere un'ultima cosa. Torniamo un attimo nel gioco. Volevo farvi vedere allora la mappa continente. Abbiamo visto che qui io vado a raccogliere il ghiaccio degli asteroidi. Però in realtà io sto andando avanti nella mappa e ho iniziato a sbloccare anche la mappa di Venere. Vedete, questa è la mappa di Venere. La mappa di Venere in realtà ce ne stanno due. Io ho sbloccato la prima, 12 su 16, e non la seconda. La prima soprattutto si riesce, forse anche la seconda, ma la prima si riesce a sbloccare anche con le truppe dell'era prima. Io addirittura sto 2 ere prima perché sto sbloccando con le truppe dell'era di Marte. È importante perché vedete, sto sbloccando tutti i siti per fare le esplorazioni poi del carbonio di Venere. E è importante sbloccarli prima di entrare nell'era perché questi se no ci bloccano quando si entra nell'era. Quindi adesso non posso utilizzarli, finché non entro nell'era non posso esplorarli. Ma se ho già sbloccato tutta la mappa, appena entro nell'era di Venere ho subito disponibili queste esplorazioni, questi siti di esplorazione per produrre subito tanto carbonio di Venere e andare velocemente nell'era di Venere. Quindi insomma è importante sbloccare questa mappa prima di arrivare. Ok, mi fermo qui, vi saluto, ciao a tutti, alla prossima!